Scrive il poeta Giuseppe Ungaretti da Cima 4 il 23 dicembre 1915. Un'intera nottata, buttato vicino a un compagno, massacrato, con la sua bocca digrignata, volta al plenilunio con la congestione delle sue mani. Penetrata nel mio silenzio, ho scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Sempre Ungaretti, a Mariano del Friuli, il 15 luglio 1916. Di che reggimento siete, fratelli? Parola tremante nella notte. Foglia appena nata. Nell'aria spasimante involontaria rivolta dell'uomo presente alla sua fragilità. Fratelli. San Martino del Carso, valloncello dell'albero isolato, 27 agosto 1916. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Santa Maria la Longa, il 26 gennaio 1917. Mi illumino d'immenso. Soldati, luglio 1918, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Agosto 1916, come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata, come questa pietra è il mio pianto, che non si vede. La morte si sconta vivendo. Sia una collina in patria o una fossa straniera su cui cresca il prato della mia triste tomba, questa annuncia all'errabondo viandante una scritta consunta sul logoro legno. Felice tu che passi, anche per te ha sofferto il morto che qui giace. Sanguinose battaglie hanno innalzato la sua fama, ma è stato solo un soldato di pace.
Il segreto della vita? Sincerità. Stanno lontani l'uno dall'altro i fratelli. Si conoscono solo nell'attimo in cui l'anima prende il volo. Oh, ma quando mai scemerà la triste e impura marea del sangue, se mai si sono conosciuti fratelli solo sul letto di morte?